Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Io sono Fox, ragazzi, oggi parleremo di impianti fotovoltaici, eolico, idroelettrico, comunque come produrci da soli energia elettrica, ma ci focalizzeremo sulle batterie, quali esistono, quali si utilizzano per la maggiore e quali vi posso io consigliare di utilizzare. Andiamo, vai con la sigla. Bene ragazzi, allora come già detto dall'intro, oggi parleremo dei sistemi di accumulo. E allora questo che ho disegnato è un sistema dedicato al fotovoltaico. Questi sono uno, per esempio, due pannelli connessi in parallelo, per esempio. Perché ragazzi, se non lo sai, i pannelli solari possono essere connessi sia in serie che in parallelo. Se vuoi un video su questo, scrivimelo sotto, lo farò. E vi spiegherò le varie connessioni dei pannelli solari e il perché si collegano così o pomì, mi raccomando. E allora, pannelli solari connessi ad un regolatore di carica. Questo regolatore di carica ci andrà a ricaricare le nostre batterie, batterie tutto in corrente continua. Questo è invece il caso di un generatore a rotore che può essere o col vento o con l'idroelettrico, perciò con un flusso di acqua. Cambia poco alla fine perché le componenti sono generatore, regolatore, batteria, perciò come vedi, simili ragazzi. Posso utilizzare entrambi tecnologie o tutte e tre tecnologie nel mio impianto, nella mia casa? Perché no ragazzi? Se hai vento, se hai sole, se hai un fiumiciattolo, certo, è normale, certo li puoi utilizzare e possono essere tutti connessi con lo stesso palco batterie così da ricaricarmelo. Certo, però attenzione, aspetta. Se questo regolatore di carica, che è quello connesso ai pannelli solari, è un 48 volt, ok? Vuol dire che in uscita ti darà 48 volt. Perciò devi montare batterie a 48 volt. Ok, perfetto. Se invece il tuo regolatore dell'eolico è un 24 volt, occhio ragazzi, perché è consigliabile utilizzare tutti i sistemi con la stessa tensione di uscita. Perciò se questo è 48, anche questo e anche l'altro a 48. Se sono a 24, tutti a 24. Esistono tecnologie che ti permettono di stabilizzare le tensioni, di regolarle per portarle, per esempio, questa a 48 e scenderla a 24. Perché no? È più semplice di salire la 24 a 48. Meno efficiente sarebbe salire la tensione. Esistono in commercio gli step up che ti permettono appunto di partire da una tensione a salirla quanto tu necessiti, però non sono molto efficienti. È un sistema, ragazzi, che a me non piace. Step down, cioè partire da alto e scenderla, sì, si può fare, però anche lì avresti perdite di efficienza. Siccome noi non vogliamo avere perdite di efficienza, massimizzare al massimo il nostro impianto, la nostra produzione, scegliamo tutto con la stessa tensione. Perciò è anche connesso all'inverter, perché l'inverter deve poter accettare la tensione. Se è un 48 volt, a 24 volt forse non ti funziona. Se è un 24 volt a 48 volt non ti funziona, anzi ti esplode, perché se quello è fatto per la 24 tu non gli puoi mettere la 48, ovviamente ragazzi. Perciò tipologie di batterie, piombo, litio ioni, LiFePO4, LTO. E allora, che poi ci potrebbero anche essere quelle al gel,
Comunque, vabbè. Mettiamo queste quattro tipologie di batteria. Qual è la migliore? Quale possiamo andare a utilizzare nel nostro impianto? Ragazzi, tutto sta dal budget che abbiamo da spendere. È normale che questa è la più economica. Questa costa più di quelle a piombo, le litio ioni. I FePO4 costano più sia del piombo che di litio ioni. LTO costano più di tutte. Cosa cambia in soldoni oltre al prezzo? Allora ragazzi, cosa cambia? LTO hanno più cicli utili di vita, correnti di scarica molto alte e sono più sicure, nel senso che raramente prendono fuoco. Grazie alla loro composizione chimica interna sono molto più stabili e appunto non sono volatili e pericolose come le litio-ioni. Poi tutte le batterie messe in cortocircuito possono farti prendere fuoco un cavo elettrico, quello sempre, però stiamo parlando proprio nel prendere fuoco la batteria vera e propria. Tra tutte queste, ragazzi, la litio-ioni è quella un po' più pericolosetta. Poi c'è la l'IFEPO4. L'IFEPO4 costa qualcosa meno dell'LTO, ha un buon numero di cicli, sono, diciamo, i trattori delle batterie litio in tecnologia litio. Perché? Perché, ragazzi, sono più robuste, vengono utilizzate per esempio nelle grandi navi da crociera, nelle grandi navi in generale, vengono utilizzate negli autobus, vengono utilizzati ovunque serva potenza e stabilità, sono meno pericolose delle litio-ioni. Ovviamente sia questa l'IFEPO4, ragazzi, che LTO hanno un rapporto, un coefficiente efficienza, potenza, dimensione più grande delle litio-ioni, nel senso che una batteria litio-ioni a parità di capacità è più piccola delle l'IFEPO4 e delle LTO. Appunto per questo le litio-ioni vengono utilizzate dove? In micromobilità, nelle auto elettriche. Perché? Perché lì hai poco spazio disponibile, non puoi montare pacchi batterie enormi come fai nelle navi da crociera. Mantenere al massimo compatte. Questo vuol dire che un pacco batterie al piombo da 48 volt 100 ampere ora sarà grande, forse così, e peserà tantissimo. Uno stesso pacco batterie LTO sarà ovviamente un po' più piccolo, però sempre pesante, ovviamente. Un l'IFEPO4 sarà più piccolo, però sempre ovviamente pesante, meno. E invece le litio-ioni saranno molto più piccoli, però anche quelle pesanti, il giusto, tutto proporzionato alle dimensioni. Perciò, come hai ben potuto capire, le piombo sono quelle che costano meno, perciò alla portata di tutti. Se il tuo budget è basso, puoi utilizzare piombo o gel, sono quelle appunto per solar, le vendono appunto marchiate già per l'uso esclusivo per il fotovoltaico. Però ragazzi, lasciamo stare le proporzioni che occupano troppo spazio e che hanno poca capacità, lasciamo stare il peso. Però ragazzi, già la chimica stessa, piombo, gel, certo, ci sono alcuni che io conosco che ha anni che hanno il pacco batterie, funziona tutto bene, però ragazzi, le prestazioni che può avere il litio, ok, il gel o piombo neanche se lo sognano. Perciò, a mio modesto
punto di vista, sempre meglio puntare su pacchi batterie litio, che poi se siano litio ioni, LiFePO4, LTO, poi sta a voi la scelta. Ma sappiate però che LTO costano molto di più delle LiFePO4 e costano anche di più delle litio ioni, ok? Ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, sia stato di tuo interesse. Iscriviti al canale, continua a seguirmi, commenta sotto, fammi sapere se anche tu hai impianto fotovoltaico con accumulo o se utilizzi batterie litio, piombo, gel, fammi sapere tu come sei messo. Tutto sotto, ragazzi, a 100 like lancerò un nuovo video dove parleremo delle connessioni tra il fotovoltaico, il regolatore e batteria, o ancora tra generatore, regolatore e batteria. Ciao ragazzi, al prossimo video.